noi consiglieri del gruppo di maggioranza consiliare abbiamo creduto che in un momento di passaggio fra quello che era il sistema di raccolta rifiuti dell'EATO a quello che potevano essere la gestione comunale con indirizzi diversi, abbiamo creduto di dover sollecitare l'amministrazione in un'assenza che secondo me in questo momento era pericolosa, in un silenzio che diventava quasi assordante, sollecitarla per quella che doveva essere la nuova raccolta rifiuti dal 2014 in poi. La nostra raccolta rifiuti è un sistema di tariffazione inversa, cioè che va a premiare direttamente i cittadini più virtuosi. Noi abbiamo tre tipi di rifiuti, che sono l'umido, l'indifferenziato e quelli invece che sono i rifiuti carta, cartone, vetro, plastica e lattine. Allora noi che cosa vogliamo fare? Per quanto riguarda l'umido, la nostra azione è semplice. Noi vogliamo dotare i cittadini di compostiere domestiche. Le compostiere domestiche che funzionano in altre realtà già ti abbattono quello che è la quantità di umido. Nelle compostiere poi quello che il cittadino ricava è il compost, che praticamente è un materiale che non puzza, anzi può essere utilizzato se qualcuno ha qualche giardino, oppure può essere messo in dei sacchetti che vengono portati a un centro di raccolta. Per quanto riguarda invece la carta, il cartone e il vetro, noi crediamo di implementare il servizio del centro di raccolta, cioè ogni cittadino raccoglie nella propria abitazione la carta, il cartone, il vetro, le lattine e le porta direttamente al centro di raccolta. Con un sistema di pesatura, con un codice fiscale o una scheda magnetica, si può benissimo vedere quanto il cittadino ti porta e direttamente, proporzionalmente a quello che porta, scalare dalla bolletta. Rimane l'indifferenziato, che sono i due passaggi alla settimana. Noi crediamo di risparmiare sull'indifferenziato con delle isole ecologiche in cui due volte alla settimana il cittadino vada a portare tutto quello che è indifferenziato, ma l'indifferenziato è il 20% statisticamente di tutta la produzione di rifiuti ed è già conclamato in altre realtà che se tu al cittadino lo premi direttamente, economicamente, portando lui quello che è la carta, il cartone, il vetro, il cittadino si abitua a fare una raccolta differenziata pura. E quindi la quota di indifferenziato andrà sempre più diminuendo. Altro aspetto che noi abbiamo trattato nel nostro documento è quello dello spazzamento. Crediamo che lo spazzamento debba ritornare in carico al comune perché il comune già ha delle figure che i contribuenti pagano e quindi possiamo anche lì andare a portare un risparmio per i cittadini. Dobbiamo registrare un dato inquietante che siamo oggi a fine ottobre, mancano 60 giorni al 1 gennaio, 1 gennaio dove noi consiglieri di maggioranza ci auspichiamo che vengano recapitate a casa delle bollette chiare, non più a conti, ma delle bollette chiare dove il cittadino possa regolarsi di quanto deve pagare per tutto l'anno e delle bollette che possono essere pagate dai cittadini.